Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui con Ten to Ten, 10 domande lampo a scrittori e sognatori. Questa sera siamo in compagnia di Alle Bonicalzi. Ciao Alle, buonasera. Ciao a te Paola e grazie per avermi invitato. Grazie a te. Alle Bonicalzi è una filosofa, fotografa professionista e divulgatrice. Si occupa di reportage di eventi e cerimonie, ma soprattutto di fotografia di ritratto, con un occhio di riguardo per le donne. Tra le pochissime artiste in Italia a utilizzare la tecnica del light painting applicata al ritratto, condivide la sua visione del mondo utilizzando la luce in questo modo speciale. E dunque la prima domanda non poteva che essere questa, Alle. Che cos'è la luce? Che cos'è la luce? La luce è la materia di un fotografo, di una fotografa, è proprio il nostro materiale basico. La fotografia è scrittura di luce e noi con quella andiamo a raccontare la nostra visione del mondo. Cosa ne pensi dell'infinito? Per fortuna dovevano essere delle domande facili. L'infinito, secondo me, è un tema, un termine un po' sopravvalutato, via. Vorrei spezzare qui una lancia a favore della finitezza. Da filosofa e anche da creatrice di immagini, penso che a volte un buon e giusto limite, ci aiuti, come dire, a dare il meglio di noi, proprio combattendo con la finitezza, per cui abbasso l'infinito, viva la finitezza. La vanità è davvero una debolezza umana? Wow! La vanità. Mi fa venire in mente due cose completamente diverse. Da un lato la classica, l'antica, la vanitas, no? Il memento mori e quindi questo, insomma, richiamarci all'ordine di nuovo della nostra finitezza e caducità. E allora in questo senso sì, direi che è bene stare al proprio posto. Però è anche vero che la vanità richiama anche un po' invece un mettersi in mostra, un farsi vedere, che fotograficamente è fondamentale. Allora io, in verità, devo ammettere che ho molto piacere nel trovare modi e strade affinché chiunque, qualunque persona, qualunque donna, ma anche uomo, giovane o vecchio, possa trovare il modo di mostrarsi con gioia o con amore per sé. Allora, se questa può essere annoverata tra le vanità, su questa sono proprio disposta a chiudere l'occhio. Ebbene sì. Cosa ne pensi dei social come strumento di pubblicità e di condivisione? Che mi piacerebbe moltissimo saperli usare a questo scopo. Io non sono molto brava, però insomma, sicuramente potenti. Anche capaci di portarti molto via molto tempo e molte, però sicuramente potenti, ma sicuramente non il mio punto forte. Alle, aborto, sì o no? Erano facili, no, le Sì, domande? molto. Vai serena, siamo leggeri. Vabbè, dai. Non risponderò né sì né no, ma non perché non voglio rispondere, diciamo perché è un tema complesso, difficile e molto molto personale. Diciamo che sono però felice di vivere in un'epoca in cui sia riconosciuto come un diritto della persona, altrettanto felice di non averne mai dovuto, Ricorrere. non solo usufruire, ma nemmeno pensarci seriamente. Io ho due figlie molto amate, molto volute, ma so anche di essere fortunata e privilegiata al riguardo. E quindi sono contenta di vivere in un'epoca in cui è comunque possibile esercitare un diritto personale sul corpo delle donne. Benissimo. Cosa ti dicono più spesso? Questo è facile.
che sono strana. Però io penso, e penso che tu sia d'accordo con me Paola, io lo prendo come un complimento. Assolutamente sì. Io poi direi originalissima. Ma tu sai che questa originalità è messa appunto per te, appositamente, un dono in cambio della tua, del tuo grande lavoro e della tua gentilezza. Grazie. Per organizzare questa cosa meravigliosa che sarà Jazz, che finalmente ci aspetta a porte aperte. Settima domanda, Alle. Un aforisma che ti ha colpito maggiormente? Allora, io adoro le citazioni, mi ispirano tantissimo, devo dire la verità. E ce n'è una, c'è una frase molto che proprio sento molto vicina e a cui mi rifaccio spesso, che è una frase di Maya Angelou, poetessa o poeta, come anche si può dire, americana. E lei dice, può darsi che non si ricorderanno ciò che tu dici, può darsi che non si ricorderanno ciò che tu fai, ma si ricorderanno sempre di come li hai fatti sentire. E questo io penso che per un fotografo, una fotografa, è una sfida impressionante. Cioè, da un lato è una grande fregatura, perché un'ansia ogni volta, una preoccupazione nel come farò sentire chi vado a ritrarre, no? Sapendo che quello è ciò che resterà. Dall'altro lato però anche la bellezza e la meraviglia di questa sfida, quello che dicevo anche prima rispetto alla vanitas, cioè provare ogni volta a far venire davvero fuori il meglio di chiunque, perché ciascuno in realtà è unico, inimitabile, speciale e originale. Ti potresti mai innamorare di una donna? Perché no, mi verrebbe da dire. Una volta, tanto tempo fa, un mio carissimo amico, persona molto saggia, mi disse che lui si innamorava delle persone, che a volte erano uomini e a volte erano donne. E devo dire che mi sorprese molto questa sua analisi e trovai che fu geniale. E la feci mia. Per cui da allora non mi è mai successo clamorosamente, ma perché no? Siamo persone e quindi amabili, a prescindere, direi. Credi alla pari opportunità tra i sessi? Ai ai. Ma questa cos'è? La undicesima, la dodicesima? Se credo alla... Allora, non t'ho sentita benissimo, ma credo alla parità dei sessi. Alla pari opportunità dei sessi. Alla pari opportunità. Allora. Allora. Prima cosa, io devo dire che sul verbo credere sono anni che ho smesso di usarlo. Ho smesso di usarlo in favore di pensare. Quindi io non credo, ma penso. Se penso che esista la parità dei sessi, purtroppo no. Se penso che sia invece doverosa, certo che sì. Se penso che ciascuno di noi possa fare la sua parte, penso assolutamente di sì. E quindi direi che è tempo e luogo di rimboccarci le maniche, ognuno per quello che fa e per quello che dice o per quello che crea. E sì, c'è tanto lavoro da fare, ma lo possiamo fare. Benissimo. Alle, siamo arrivati alla decima domanda. Just another stage, ancora un'altra stanza. Voglio sapere, dici la tua altra stanza segreta. Urca, allora, a me piace molto la scelta che è stata fatta per Just, in cui l'ultima stanza è quella della rinascita. E io penso che la rinascita sia un concetto veramente importante per ciascuno di noi, e giusto, visto che ho detto che amo le citazioni, se posso ne faccio un'altra, ed è Neruda che ci insegna che nascere non basta, bisogna rinascere e rinascere ogni giorno. Io penso che in questo la fotografia e l'arte in generale possa darci davvero tantissimi strumenti e opportunità. Tornando in un circolo virtuoso alla prima domanda, mi verrebbe da dire
lasciamoci, diamoci alla luce quotidianamente in ciò che di creativo facciamo. Io cerco di farlo. Ti adoro. Benissimo, abbiamo concluso con la geniale Alle Boricalzi. Io ti ringrazio infinitamente, guarda, mi fai anche impappinare. E noi ci vediamo alla prossima puntata con la prossima artista. Vi ricordo che questa iniziativa è a cura dell'assessorato alla cultura della città di Casale Monferrato. Alla prossima dunque, e ciao Alle, grazie tantissimo della tua saggezza e della tua originalità. Ciao!